Siamo qui con Paolo Benvenu. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, parliamo del nuovo disco in uscita il 6 marzo, dell'Odio dell'Innocenza. Intanto ci racconti un po' come hai lavorato questo tuo nuovo progetto. Ho lavorato di grande danni, cioè ci sono due strade per specificare insomma, questa sequela di intuizioni. Ce ne sono due, devi sceglierla tu. La prima è che dopo 3 anni di vita bellissima e faticosa, però meravigliosa, sono affiorate delle intuizioni. E queste intuizioni sono diventate casualmente un disco. Questa è una strada. L'altra strada è che sono arrivato una mattina nella sala prove dove spesse volte vado a lavorare e c'era una busta. Nella cassetta delle lettere con scritto per Paolo Benvenu, e dentro c'era un CD con scritto fronte dell'odio e dell'innocenza, fatto da un anonimo. Ho sentito questi pezzi, mi sono piaciuti tantissimo e li ho rifatti. Cioè, sono queste le due strade che uno può scegliere. Cioè, puoi scegliere se ho la responsabilità di questo disco oppure no. E hai già deciso come portarlo poi live nel Tourney Club che farai da marzo? No, non decido più nulla. Cioè, la cosa meravigliosa secondo me è mettere le cause e smettere di decidere. È un disco che parla anche di questo, se ho ben capito quello che l'anonimo voleva dirmi. Si mettono le cause sono votarsi allo sguardo ulteriore delle cose, verso le cose, verso l'altro in generale. E poi non dotarsi proprio di questo, dell'impossibilità di controllare. Sono stato fortunato, ho trovato come sempre delle persone che hanno voluto fare questa cosa insieme a me, Gabriele Berioli, Daniele Berioli, Saverio Zacchei e Luca Baldini, lui è però un sodale antico, e poi i ragazzi di Black Candy che hanno creduto ai pezzi di un anonimo, oppure ai pezzi di un signore anziano, ecco. Senti, nel singolo Pietre, tu dici, io conosco, più conosco gli umani e più preferisco, più capisco le pietre, ma in che senso? Nel senso, cioè cos'è che non ti piace dell'umanità? Non mi piace dell'umanità la mancanza di pudore, non mi piace dell'umanità la quasi impossibilità di non avere un secondo fine. Non mi piace dell'umanità il fatto che sia controllante, non mi piace dell'umanità il fatto che cambiano soltanto, ci sono soltanto delle rivoluzioni tecnologiche che provocano dei cambiamenti, ma fondamentalmente non si capisce che dobbiamo smettere di amare le cose non per nostalgia, ma quando ci sono. Ad esempio, avrei centinaia di migliaia di motivazioni, per questo non mi piacciono gli esseri umani, tantomeno quelli italiani, se posso permettermi. Con tutto il rispetto, perché viviamo in una terra bellissima che parla e dovremmo stare più zitti e sentirla parlare. Detto questo, la metafora è altro, ovvero è ovvio che io amo gli umani, ma la pietra e le pietre, cioè il mondo minerale, per noi rappresenta un mistero. E allora che cosa dobbiamo fare in questo mondo dove noi abbiamo già controllato ogni cosa? Cercare, sondare l'insondabile. Ed ecco perché amo le pietre, in questo senso, è proprio perché ci dà un limite nuovo, diverso, altro, ulteriore.